E non ci può essere un inizio di settimana senza il fatto di Marcotti sulle fonti TV, nel quale raggruppiamo un po' tutte le notizie principali dopo averle analizzate in altri slot di dirette e di trasmissioni con analisti tecnici per andare a capire poi cosa si può fare in contesti economici differenti. Però dicevo, insomma, in questo nostro format concentriamo un po' quelle che sono le notizie principali e le commentiamo insieme a Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che saluto e ringrazio. Ben trovato Giancarlo. Grazie a te, Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli Insomma, ascoltatori. le fonti TV non potrebbe più stare senza di te e nemmeno io, perché poi ogni settimana insomma faccio un po' anche un ripasso di quello che stiamo leggendo, a quello a cui stiamo assistendo e quello a cui dobbiamo è quello che dobbiamo un po' considerare anche per muoverci, no? Nelle analisi di mercato. Quindi partiamo dagli scenari economici e politici. Io ovviamente inserisco il forum di Davos che inizia in Svizzera come ogni anno, che però insomma ti lancio già subito una piccola provocazione. Secondo qualche osservatore si mostrerebbe un po' sottotono quest'anno proprio perché lo scenario economico è un po' traballante, diciamo così. Cosa ne pensi? E poi partiamo ovviamente con la nostra considerazione generale. Ma mi hai preso al volo perché sto proprio partendo per Davos. Scherzo, eh? E tu, infatti, ascolteremo. Arriverai un po' Non dopo, arriverai dopo Christine Lagarde, che è già là, almeno a quanto dicono. sono stato invitato, non riesco a capire perché, non mi riesco a capacitare di questo mancato Ma invito, guarda però che va. dicono che quest'anno i big più big, diciamo così, anche se poi è relativo dire un big più big di un altro, insomma, non andranno, quindi tu hai fatto la stessa scelta. Ecco, è questo il motivo per il quale non ci sono, è proprio questo. Va bene, dai, Allora, inizio no. spumeggiante di settimana, un po' come le borse, tra poco, anzi, perdonami solo un secondo, faccio vedere di cosa parleremo a proposito di spumeggiante. Mercati 2023, inizio spumeggiante, come muoversi appunto sui mercati perché le borse stanno dando delle performance comunque più brillanti. Caro carburanti, decreto in vigore, ecco le misure, facciamo un po' la quadra su il tema che ha generato un po' di tensione all'interno della maggioranza e non solo. Bonus 2023, ecco chi li prenderai. In altre occasioni abbiamo detto che quest'anno sarà l'anno dei bonus proprio per le emergenze economiche. Allora, perdonami, lascio a te la panoramica, torniamo agli scenari economici e politici. No, no, certo. Allora, no, si apre davvero adesso, a parte gli scherzi, si apre appunto Davos ed è un appuntamento che sì, quest'anno è vero che è visto un po' così in calo rispetto agli anni scorsi, però è sempre un appuntamento importante, insomma, si ritrovano i grandi del mondo o comunque le persone più influenti. Discutono, parlano, danno le loro previsioni, quindi è comunque un appuntamento importante. Io ovviamente è molto contestato perché beh, certamente i VIP, le persone così in vista non è che godono di grande popolarità. Però, ripeto, è un appuntamento che adesso sta un po' andando troppo verso la politica. Io lo preferivo quando appunto era un forum economico e basta, Sì. e quindi si parlava solamente di economia. E parlando solamente di economia, ce ne sarebbe da dire molto in questo inizio d'anno, in questo 2023, perché qua non riusciamo più a capire nulla. Allora, ci sarà fin qualche mese fa, veniva data per certa la recessione. Poi dopo, no, alt, ci siamo sbagliati, no, non c'è più recessione, oppure, e va bene. E poi adesso invece ci sarà la recessione, ma mild, come dice il CEO Sì, ci sono diverse visioni, per esempio ne sto leggendo un'altra, il Global Risk Report annuale del World Economic Forum, che è basato su un sondaggio del forum, dice in realtà ancora che la minaccia di recessione, la crisi del costo della vita, quindi l'inflazione, la crescita dell'indebitamento domineranno le prospettive per i prossimi anni addirittura. Ovviamente
bisognerà vedere in quale entità, cioè che non probabilmente come oggi o come ieri, però insomma, quindi ci sono quello che dicevi tu, diverse view, no? E quindi tra un po' capiremo anche come muoverci all'interno di queste previsioni. Eh sì, io ho visto stamattina proprio appunto il capo di Bank of America che dice sì, ma se ci sarà una recessione sarà dolce, insomma. Sì, che poi vabbè, insomma, dolce. Sì, ci mancherebbe, ci sono Sì, anche recessioni più adesso la pesanti. No, 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 è vero, hai traduzione è ragione, un po' più. Ma anche la Banca Centrale Europea nell'ultima riunione, nel comunicato, aveva messo in evidenza come l'eventuale recessione sarebbe probabilmente stata leggera. Adesso io non so se era questa Esatto, la parola. Quindi certo. riprende anche la visione della BCE, almeno l'ultima, poi aspetteremo altre indicazioni. Certo, ma ti dico, Manuela, il primo di febbraio, fino a poco, quando ci sarà la prossima riunione della Fed, no? Fino a poco tempo fa si dava per scontato il 0,50, un aumento dello 0,50. Adesso le probabilità maggiori sono per uno 0,25. Le probabilità del mercato, naturalmente. Poi dopo la Fed aveva praticamente annunciato uno 0,50. Quindi qua adesso insomma si sta premendo perché questa politica monetaria venga allentata e penso che anche la Lagarde abbia pressioni in tal senso, anche se noi siamo indietro perché abbiamo 2 punti in meno degli Stati Uniti come tasso di interesse. Quindi Sì. obiettivamente in Europa potrebbero crescere ancora i tassi. Negli Stati Uniti, anche perché lo aveva annunciato la Fed, ma dopo tutte queste cose qua, appunto, questi scenari qua sembrano cambiati, in così breve tempo non si capisce neanche come cambino così rapidamente, ma però dopo lo vedremo anche nelle borse, insomma, queste Certo. borse qua. Prima male, poi bene, poi cioè. E infatti, guarda, questo è il titolo che avevamo visto anche prima, lo vediamo così, restiamo proprio collegati a questo ragionamento. Mercati 2023, inizio spumeggiante, una parola che hai usato tu fuori onda con me per, come dire, andare a definire i temi fondamentali, ma lo abbiamo già anche detto in altre occasioni, un inizio che forse nessuno aveva messo in conto, anche se già l'ultima parte del 2022 aveva dato qualche spunto diverso, no? Rispetto al trend ribassista che comunque permane ancora oggi nei mercati del 2022. Ecco, come lo spieghi questo inizio? Anche se poi bisognerà vedere cosa succederà. Probabilmente queste settimane, le ultime 2 settimane di gennaio diranno di più, no? Prego. Guarda, veramente anche a me ha colto di sorpresa. Allora, quello che hai detto tu sul 2022, sì, è vero se noi prendiamo l'ultimo trimestre, quindi il rimbalzo avuto in ottobre, novembre, senz'altro c'è stato ed è stato molto consistente. Dicembre invece non è stato un Vero, grande mese, no? vero. Quindi io, come tutti, no? Dato che aspettiamo come Godot, aspettiamo questa recessione qua che però non arriva mai, ma come tutti mi aspettavo un inizio dell'anno prudente. Io avevo tra l'altro fatto delle previsioni positive sul 2023, un po' in controtendenza rispetto ad altri, ma le avevo giustificate insomma, solamente per una fine d'anno del 2023, cioè avevo detto inizierà l'anno così così, poi dopo la seconda parte dell'anno potrebbe esserci un recupero e allora anche concludere l'anno in maniera positiva. Questo era un po' la mia previsione, no? E questa previsione qua adesso, la sto azzeccando, ma dopo 10 giorni, insomma, io mi Sì. aspettavo dopo un anno una cosa del genere. Invece, pensare che in 10 giorni l'indice italiano, tanto per dire, abbia guadagnato quasi il 9%, cioè in tutto l'anno scorso, che noi abbiamo considerato un anno disastroso, eccetera, ha perso il 13%, in 10 sedute del 2023 ha quasi guadagnato il 9%, cioè è
è veramente una situazione molto strana, insomma, molto particolare. È vero, è vero, è vero. E più o meno accade, è accaduto questo nel 2022, al contrario, cioè era terminato il 2021 in maniera spumeggiante e il 2022 subito in calo. Adesso qua avviene esattamente il contrario. Io andrei prudente, ecco. Ecco, oggi, ma Giancarlo, ma se ci basassimo proprio sul fatto che i mercati anticipano e scontano le notizie prima, cioè circa 6 mesi, insomma, poi giorno più giorno meno, cosa possiamo pensare? Adesso è ovvio che è una valutazione totalmente astratta al momento, poi vedremo. Ecco, però di solito ci si basa su questo, no? Per essere più o meno ottimisti rispetto al futuro. Sì, però qua sembra che stia così veramente anticipando di molto le cose, cioè non abbiamo ancora visto la recessione e il mercato sconta già la ripresa dopo la recessione, insomma stiamo forse vedendo troppo in là. Io mi auguro naturalmente che di non vedere nessuna recessione, di crescere, perché chiaramente la crescita economica va a beneficio di tutti, non certo. Sempre, vabbè, comunque insomma va a beneficio di tutti, meglio crescere che diminuire, insomma a me le questioni sul bello di scendere, diciamo, della discesa dell'economia, a me il bello non lo riesco a vedere. Neanche io, sinceramente. Però la famosa decrescita, hai presente, Emanuele? Certo, certo. A me io preferisco sempre la crescita. Comunque, questo è la stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda i mercati obbligazionari, che anche quelli hanno ripreso dopo. Allora, così solo per concludere questa parte del mio intervento, è probabile, io almeno lo giudico così, che il mercato abbia ritenuto lo storno del 2022 eccessivo, cioè doveva esserci uno storno perché le cose, insomma, non è che lo sappiamo tutti, insomma, l'inflazione, il conflitto, insomma, tutte queste cose qua. Quindi doveva essere un anno di ribassi il 2022, forse il mercato dice sì, però sono stati eccessivi questi ribassi, perché in effetti io ho parlato del 13,31 in calo del nostro indice di riferimento, il FTSE MIB, ma lo Standard & Poor's 500 ha perso più del 19% e il Nasdaq addirittura il 33%, quindi forse i mercati hanno ritenuto le perdite del 2022 eccessive e c'è stato questo inizio d'anno che appunto io ho definito spumeggiante. Poi stiamo a vedere oggi, cioè Wall Street è chiusa per il Martin Luther King Day, quindi diciamo che il giorno in cui Wall Street è chiusa è sempre una giornata di pausa. Beh, chiaro, diciamo che non è effettiva al 100%, ovviamente, manca un po' il faro, no? La guida. Allora Giancarlo, andiamo avanti col prossimo argomento, caro carburante. Questo ci porta su invece il discorso dell'economia reale, no? Però insomma, di fatto stavamo parlando ancora una volta di questo scollamento tra la finanza e l'economia e di quello che i mercati anticipano, che però insomma poco a che vedere con il sentiment delle persone, dei consumatori come me e come te, insomma come lo siamo tutti. Allora, decreto in vigore, ecco le misure. Intanto c'è da dire appunto questo, che torna il bonus carburante di 200 euro per i lavoratori del settore privato, arriva anche un bonus di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, interventi del governo che sono arrivati peraltro dopo giorni di molta tensione, no? per la decisione sui carburanti di non prorogare lo stop alle accise. Allora ti chiedo, e poi parti tu da dove vuoi, se il governo ha rischiato di vacillare anche all'interno della maggioranza su questo tema, sul caro carburante,
In questo momento, perché poi è ovvio che se ci fosse solo il caro carburante l'avremmo vissuta diversamente, no? In realtà c'è il caro vita che sta mettendo un po' sotto pressione tante persone, tante imprese. Sì, io penso che effettivamente si è un po' esagerato con questa storia del carburante, nel senso che ho sempre detto da automobilista, io naturalmente mi auguro che la benzina scenda ai livelli più bassi possibili, che tolgano le accise e tutto quello che vogliamo, però obiettivamente questo caro carburanti non c'è stato o c'è stato solo parzialmente, quindi obiettivamente, che cosa poteva fare il governo? Sì, mantenere diciamo, lo sconto sulle accise, perché è uno sconto, non è che siano tolte tutte le accise, sono Certo. tolte una parte, e tra l'altro non significativa delle accise. Ma comunque, sì, avrebbe potuto fare questo, ma io sulla storia del carburante perché. È una cosa che impatta su tantissimi italiani, perché appunto ci sono tantissime automobili in Italia, sono amanti delle automobili gli italiani, e quindi è un argomento, diciamo, che impatta su molte persone. Però obiettivamente, cioè, qualcuno deve dirmi: se togliamo quelle accise, che cosa facciamo? Cioè, aumentiamo il debito oppure li prendiamo da qualche altra parte quei soldi? Io per ora poi non mi sembra che, almeno magari mi sbaglio, ma insomma non mi sembra che la benzina sia sui massimi storici, insomma Poi è peraltro chiaramente. ogni inizio d'anno a gennaio aumenta, cioè abbiamo questi, ormai siamo abituati, no? Sì, Sì, e quindi. infatti l'ho messo in relazione agli altri rialzi, no? Dei prezzi, Giancarlo. Se fosse stato solo quello, probabilmente diciamo, l'avremmo digerito un po' di più. Vabbè, ma allora, certo, il problema inflazione è un problema, non lo voglio minimizzare. Attenzione, io adesso non è che stavo No, minimizzando il no, caro certo. carburanti, però insomma lo cercavo di metterlo nella sua giusta misura, insomma. Ma invece che l'inflazione e che l'aumento dei prezzi sia evidente a tutti, questo sì, infatti io adesso sì, negli Stati Uniti. Sembra che questa inflazione sia in netta riduzione, mi auguro che sia così anche in Europa, però temo che rispetto agli Stati Uniti qua noi saremo abbastanza in ritardo, insomma, quindi continueremo ad avere un tasso di inflazione che poi rispetto al tasso di riferimento della BCE, insomma, questo fa un po' impressione, cioè. In questo momento, vabbè, gli ultimi dati degli Stati Uniti, se non mi sbaglio, l'inflazione è al 5,5% con l'ultimo dato. E Sì. Ok. i tassi sono del 4,5%. Noi abbiamo i tassi ancora al Sì, 2,5%. beh, dobbiamo un Quindi la attimo. differenza tra il tasso e l'inflazione nostra, cioè, è estremamente, più marcata rispetto a quella degli Stati Uniti. Quindi questo è una cosa che deve preoccupare gli europei. Speriamo, ripeto, che l'inflazione finisca di mordere, ma se dovesse andare avanti, è difficile pensare che la Beh, BCE si fermi. certo, ma sicuramente non accadrà nel breve, insomma, quindi evidentemente cioè questo scenario rimarrà ancora per un po'. Giusto un'informazione, scusami, sì, Sì. No, 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 volevo dire, cioè, darti ragione dimmi. su Ok, questo. no, sull'informazione tra virgolette di servizio per quanto riguarda il bonus carburanti da 200 euro di cui parlavo poco fa, dal 1 gennaio al 31 dicembre è stato rinnovato. È pari a 200 euro, è concesso dai datori di lavoro, si tratta fondamentalmente di una sorta di voucher che era già in vigore nel 2022. Gli oneri per questa misura ammontano a 13,3 milioni quest'anno e a 1,2 milioni l'anno prossimo. E poi vabbè, c'è anche il bonus trasporti, 60 euro per bus e treni, quindi il consiglio è sempre quello di guardare sui siti ministeriali, insomma, e governativi. Giancarlo, bonus 2023, un commento su questo perché poi, insomma, quest'anno
proprio perché si collega a quello che dicevamo, no? Sarà un anno ancora complicato per tante questioni a livello di economia reale. È stato definito un po' l'anno dei bonus, a partire dal bonus bollette, che poi è la voce che pesa maggiormente, intendo dire la spesa destinata alle bollette, è la voce che pesa maggiormente nella manovra. Ricordiamo, di 21 dei 35 miliardi, 21 sono stati utilizzati proprio per il bonus bollette, per aiutare quindi insomma, gli italiani a sopportare il caro vita. Però abbiamo il bonus psicologo, l'app 18 ancora per un anno, poi ci saranno due carte, il bonus moduli, il super bonus 110% che passa al 90%, carta risparmio per fare la spesa, il reddito alimentare che inizia la sperimentazione. Insomma, quest'anno dei bonus sta a sottolineare proprio il momentaccio, il momento non, diciamo, non propriamente positivo che stiamo attraversando. Guarda Manuela, su questo sai anche insomma, il mio spazio si sa che è uno spazio diciamo del non controcorrente, ma insomma è un'altra campana si sente, ecco. Vai. Io l'ho sempre Lo detto so che non ti piacciono i bonus, neanche a me. che la politica dei bonus, Però a me sembra che sia la politica delle elemosine, a me non piacciono. E ce ne sono tanti, però cosa si poteva, ti chiedo anche, poi ti lascio al tuo ragionamento, cosa si poteva fare se non mettere in campo, no, questi bonus per l'aiuto nel breve, perché poi serve quello. Ma cioè, il bonus è a chi, no, non so, chi fa richiesta, chi ha determinate caratteristiche, cioè, tutto bene nel senso che uno dice ma perché dobbiamo dare il bonus ai ricchi, diamoli ai poveri, eccetera, così. Ma questo però diciamo che svilisce anche tutta l'attività parlamentare, nel senso che il Parlamento deve fare delle leggi, le leggi devono valere per tutti, poi sappiamo che per esempio le tasse sono progressive, non sono proporzionali, quindi più uno guadagna, più uno paga di imposte dirette, e quindi c'è già una progressività delle imposte. Mettere tutti questi bonus dà proprio l'idea del populismo, cioè mi dà l'idea della vita perona, voglio No, no, guarda, dire. anche a me i bonus non piacciono, ma per meglio dire ci servono, ma devono essere una tantum e soprattutto devono essere accompagnati da interventi strutturali. Però nel contempo reggo anche, non sto dicendo che tu non guardi queste notizie, anzi, è chiaro che qui si sta facendo una valutazione in senso generale sul bonus. Abbiamo il rapporto Oxfam che non ci dice niente di nuovo, ma insomma ci sono sempre nel nostro paese più diseguaglianze sociali ed economiche, e abbiamo quasi 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, quindi assoluta vuol dire non è relativa, vuol dire che non ci sono i soldi nemmeno per comprare i beni di prima necessità. Come detto, crescono le diseguaglianze, crollano i salari. Nel 2022 abbiamo avuto un meno 6%, un trend peraltro, Giancarlo, quello del crollo dei salari che è in atto da anni, cioè non solo nell'anno scorso, quando effettivamente l'economia ha un po' cominciato a zoppicare, no? Quindi, insomma, questo per dire che purtroppo magari a volte sono scelte inevitabili quelle che ci ricollegano al bonus. Guarda Manuela, allora hai sottolineato una cosa secondo me importantissima, comunque in altri momenti avevo sottolineato anch'io, cioè obiettivamente la crescita delle disuguaglianze, che non avviene solo in Italia, avviene in tutto il mondo occidentale, è avvenuta in tutto il mondo occidentale. È una cosa preoccupante. Si fa sempre l'esempio più eclatante per fare capire, insomma, allora si va a prendere quanto l'amministratore delegato della Fiat di allora, degli anni 50, Valletta, prendeva di stipendio
rispetto a un operaio, no? Sappiamo che oggi l'amministratore delegato rispetto a un operaio prende enormemente di più degli anni 50, insomma. Quindi si è veramente aumentato a dismisura quella cosa. Quindi questo, se mi dici questo, sono perfettamente d'accordo con te. È un problema, va risolto, non è un problema semplice, è un problema che è determinato da un'economia che è andata in una certa maniera e quindi non lo si risolve in 4-4-8, però è un problema da risolvere, cioè non ci devono essere disuguaglianze così forti. Ma certo, secondo me non lo si risolve con i bonus, che sono invece delle elemosine, che io continuo a pensare siano delle elemosine, oltretutto perché devono essere chiesti, cioè uno non ce li ha automaticamente, no? Deve dimostrare di avere diritto ad avere appunto quella mancia, quella cosa. E allora veramente non lo so, no, ma è ovvio che bisogna poi rendere più forte il nostro paese a livello strutturale, lo abbiamo detto, perché poi periodi come questo ci sono e ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre, perché ovviamente l'economia è anche imprevedibile e non possiamo certo anticipare troppo, se non parlavamo prima di quanto i mercati anticipino le notizie, però ci sono poi degli eventi che arrivano e non possiamo che guardare e poi ovviamente agire. È chiaro che se le fondamenta sono robuste, i colpi vengono parati maggiormente. Invece in realtà vediamo come appunto ci siano oggi quasi 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, la pandemia prima, ora la crisi dell'energia, l'aumento dei prezzi con questo tasso di inflazione mai così alto da oltre 35 anni, lo sappiamo, hanno dato il colpo di grazia. È chiaro che questo si somma ad altre questioni che erano ancora in fase di risoluzione, che lo sono ancora di più oggi perché c'è l'emergenza, insomma è un circolo vizioso, per quello dico bisogna potenziare la struttura del paese. Lo so che è facile a dirsi e non a farsi, ci mancherebbe, ma insomma speriamo che presto si agisca. Allora Giancarlo, non so se vuoi fare una chiusa tu su questo. No, solamente, anche se l'ho appena detto, però insomma mi fa piacere ribadirlo, dire che io sono fermamente contrario a questi squilibri che ci sono nelle retribuzioni, eccetera. Quindi bisogna senz'altro trovare una maniera perché chiunque lavori, perlomeno lavorando, abbia una vita dignitosa. Cioè, se uno ha un lavoro, non deve. Cioè, i lavoratori poveri mi fanno paura, nel senso che. Vero, assolutamente. Hai detto una cosa, hai usato una frase perfetta: i lavoratori poveri fanno paura. Non dovrebbe essere così. Se si ha un lavoro, il lavoro deve consentirci di vivere dignitosamente, non da paperon de paperoni. Poi se ci permette anche di vivere da paperon de paperoni, ben venga, però insomma dignitosamente. Ecco, niente, volevo solo appunto sottolineare questo aspetto. No, guarda, non potevi concludere in modo migliore, insomma, credo che siamo d'accordo tutti su questo. Allora, grazie Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, seguitelo anche sul canale dove ogni giorno vi tiene compagnia con i suoi video, con le notizie principali, e poi ci rivediamo sempre qui sulle Fonti TV. Anche questa puntata sarà disponibile on demand sul nostro sito lefonti.tv e sulla nostra pagina di YouTube. Cliccate e iscrivetevi, così riceverete tutte le notifiche. Grazie Giancarlo. Grazie a te Manuela, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora grazie a tutti voi per averci seguiti, come vi ho già invitato a iscrivervi al nostro canale YouTube, ma anche a tutti i nostri social. Grazie per tutti i messaggi di accompagnamento di oggi, e adesso le Fonti TV prosegue con il suo palinsesto e buona giornata.